aule buie del museo, quando a notte la bacheca, gli schedari della vecchia biblioteca, la piscina, la terrazza, la ringhiera, la civetta, poliziotti, la pantera, la vedetta, le case della media borghesia, decrepiti alle picche, nostalgia, divani anni 70, i quadri di Guttuso, la videosorveglianza fuori uso. I gioielli nella statua e la statua in cassaforte, aspirina, cocaina, un tappeto arrotolato nella Jaguar, nel baule, l'ombra della morte, il divorzio, la P2, lo sceneggiato di Ligabue, e fuori Milano, Milano 2. Alice guarda i gatti e di sequestri di persona, niente nomi, niente impronte, le cassette di Santana, la politica italiana diventò pericolosa, gli occhi di diaboli che vedevano ogni cosa. Seconda casa ed Happy Days, la morte di Elvis Presley e di John Wayne, e le poltrone in pelle, i figli delle stelle, la vita sregolata degli artisti, la crisi di Mogol e di Battisti, Italia e funerali, giornalisti generali, videogames rudimentali, in TV nuovi canali, Sandokan all'arrembaggio, spazzatura, riciclaggio, Piazza Affari, San Vittore, inceneritore. E cronache mondane, nobiltà, cultura e siero della verità, e le pareti a specchio, la vita clandestina, le foto da nascondere in cantina, e i litorali invasi dal cemento, ordine nuovo e falso movimento, il culto degli oggetti, il sesso nei fumetti, l'illibatezza che non conta più. Il rincaro del petrolio, i Pink Floyd col loro muro, edilizia in espansione, si investiva sul futuro, che lasciava presagire vita favolosa, ma gli occhi di Diabolik già vedevano ogni cosa. Gli occhi di Diabolik vedevano ogni cosa. Gli occhi di Diabolik.